Ciao amici e amiche, continuiamo questo che sembra un capolavoro, Gotham Knight. Credevo che non l'aveva. Come sta Alfred? Cosa ti aspetti? 3 anni per mandarlo in vacanza e ora Bruce è morto. Ha chiesto del tempo. Lo sa che non c'eravamo nemmeno noi, vero? E tu invece? Hai lasciato il discorso a Jacob Kane? Si è offerto. Ha pensato che per lui sarebbe stato più facile. È lo zio di Bruce. Bel discorso. Tutto quel parlare di un protettore che lavora dietro le quinte. Se solo sapesse. In quel caso Catherine non sarebbe stata lì. Non me la vedo proprio in veste di commissario antivigilanti a presidiare il funerale di Batman. Non sa anche un'altra cosa. Nell'obitorio c'è il cadavere di chi ha ucciso Batman. Ra's al Ghul è lì sotto falso nome. E deve essere cremato. E se la Lega delle Ombre lo trova, se buttano il corpo nel pozzo di Lazzaro, non sarà più così morto. Beh, se preferisci organizzare un'irruzione dentro la centrale, accomodati pure. Ho decifrato il caso inviato da Batman col messaggio. Concentriamoci su quello. L'ho guardato, ma non manca niente. Non sembra completo. Ra's deve averlo interrotto mentre ancora scriveva. Dice, comporta implicazioni che potrebbero sconvolgere Gotham. Inquietante, ma non utilissimo. Si può dare un'occhiata in un paio di posti. Cantieri, una cava. Ha anche nominato il dottor Langstrom. Lo conoscete? È uno zoologo dell'Università di Gotham. Non saprei in che modo possa essere coinvolto. Dividiamoci i compiti. Poi vediamoci al campanile. E da lì partiamo. Chi parla con Langstrom? Eccoci qua. Allora, chi parla con Langstrom? Specialista della furtività, genio della tattica, prodigio del bastone, Robin. Cappuccio rosso, forza bruta, lottatore pesante, cecchino provetto, hacker esperta, forte e determinata, potete contro bersagli singoli, fatto benissimo, light wing, acrobazionato, combo esperto, bastoni, andiamo con lui, vai. Ai ai ai. Bello, bello, comincia il gioco. Cosa abbiamo finora su questo professore? Kirk Langstrom. Batman ha legato un dossier incompleto al suo codice nero. Langstrom doveva essere coinvolto in qualcosa di grave. Occhi aperti e pronti a tutto, allora. Siamo riusciti a entrare, raga. X, tutto con X. Bello. Ci sta. Le ambientazioni mi piacciono un casino, eh. Avevo visto...
lamentela sugli FPS. Vediamo se la vedo anch'io. Soprattutto in moto. Abbiamo identificato questo tizio della facoltà, Kirk Langstrom. Bene, lo segnalo andando all'obitorio. E lui. Andiamo a fermare l'ambulanza. Tutte notizie. Langstrom è morto. Sappiamo dov'è il suo ufficio. Langstrom morto? Dannazione. Secondo le note l'ufficio è a Bolton Hall, terzo piano. Grazie. Serio? Fino qui! Grande. Le porte della balconata sono aperte. Entro. Stavo mangiando. Ecco fatto. La polizia non è rimasta a lungo. Langstrom deve essere morto da un'altra parte. Ah, bello. Allora, scrivi premuto. Non mi sono evidenziato niente, sinceramente. Quindi non è qui? Vediamo. No, sarà lì, eh. C'era qualcosa qui. Ah, poi me. Eccolo lì. Ma dai. I segni sono sospetti. Che li avrà fatti? Sì, effettivamente sono sospetti. Qui sono vicoli ciechi finora. Forse questa pista porterà a qualcosa. Mi sto intrufolando in un laboratorio. Mi è sempre piaciuto intrufolarmi. Anche quella notte in cui hai fatto scattare l'allarme. Guarda che lì sei stato tu. Vedo se c'è altro da queste parti. Sii prudente. Anche tu. Un disastro, niente male. Langstrom è morto qui. Perché questo posto non è pieno di agenti? Sembra che Langstrom sia stato aggredito alla scrivania. Ha perso molto sangue. Ha provato a liberarsi, ma poi l'aggressore lo ha sbattuto al muro. Che violenza. Langstrom ha passato gli ultimi momenti strisciando verso quel mobile. Perché non ha provato a uscire? Accidenti, una porta segreta. Cosa nascondevi, dottor Langstrom? Cosa mi nascondi, dottore? Secondo me è fatto veramente bene, raga. Veramente bene. Ah. Ispeziona le scene del crimine, cerca le prove e scopri la verità. Usa per esplorare la scena del crimine e costruire oggetti importanti saranno contrassegnati da un'icona. Fico. Il termostato potrebbe essere anche un tastierino. Ok. Langstrom ha segnato queste date. Farò lo stesso. Ok.
2021. Risolvi. Vabbè, scusa. Se questo film era importante per Langstrom, la data d'uscita potrebbe tornarmi utile. No. Un numero di telefono. Il prefisso non è di Gotham. No. C'è sotto qualcosa. Sì, ma non è quello giusto. Ho provato. Non ho mai visto un microonde simile. Forse non serviva solo per gli spuntini di mezzanotte. Esatto, bravo. Ok. Ah no, allora questo. Il tablet di Langstrom. Forse aveva un accesso remoto alla porta. No. No, 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 no. Allora, dobbiamo risolvere l'inghippo. Ma è la soluzione, ma non vorrei. Allora, aspetta, questo. No, allora, aspetta. Hai ragione. Questo, niente da fare. Secondo me, tablet e microonde. No, tablet. Questo? No. Allora, questo e tablet? No. Vabbè, li provo tutti, raga. Niente proprio, non ci siamo. Vedi, questi non si possono. Oh. Ha funzionato. Vediamo che segreti nascondeva. Ah, grande! Nel microonde. Grande Drums. Senza l'aiuto automatico. Oh! No, scusa! No. Non l'avevo visto! È caduto come una pera cotta. Molto bello e suggestivo, devo dire la verità. Qualcosa di grosso. Oh. Oh. Cos'è sto schifo? Oh. Le ricerche del professore di Batman erano parecchio losche. Ma dai, ma che schifo. Cosa faceva? La scrivania di Langstrom. Ti pareva che la scrivania è solo dall'altra parte. Cavaliere oscuro. Il cavaliere oscuro. È un hard disk. Forse contiene qualche risposta. Meglio portarlo al campanile. Credo di aver finito. La polizia non aveva notato molte cose. Degli strani segni sui muri, un laboratorio segreto e un hard disk ancora più segreto. Ottimo, ci vediamo qui più tardi. Bello rampino. Secondo me adesso c'è qualcuno. Un allarme. Mi hanno visto. Via. Oh! Dobbiamo sistemare questi cattivoni.
Perché è povero furgoncino? È carino. Dai. Bravo. Smazzoliamolo. Quadrato. I freak. Che ci fanno qui? Sì, senza Batman nei paraggi, i freak e le altre bande si stanno dando alla pazza gioia. Bisogna dargli una bella lezione. Ci penso io. Con questo casino non posso concentrarmi sulla devastazione. Bam! Bellissimo. Fermiamo questi freak prima che radano al suolo l'edificio. Campanella. Cattivella. Bam! Bam! Oh! La quale i materiali prendono fuoco e prego. Il più bello! Non lasciamogli fare nulla! Bellissimo! Bam! Fatto! Meglio non farmi vedere. Rampaino. È vero. I fumi ti stanno dando alla testa. Ok, triangolo. Ma ciao. Brucia erba, nessuno. Spacca, spacca, spacca. Spacca, spacca. Farmi scoprire, bam, beccato, beccato. Oh, non c'è una volta che riesco a farla stealth. Dentro ce ne saranno altri. Grandissimo. Sta andando a fuoco tutto l'edificio. Devo sbrigarmi. Oh. Quanti ce n'è? Mi devo sbrigare. Dai, 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 dai. Fammi andare. Via, via, via. Che sbalzo. Via. Arrivo, arrivo, arrivo. Bellissimo.
Le animazioni sono veramente belle, eh? È stato incredibile. Ai ai ai, chi è che è arrivato? Oh, 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 oh. Serio? Rotto! Oi oi. Vediamo se ti rompi anche tu. Ai ai ai. Andate al sicuro, via! Ok, come si rompe lo scudo? Vai. Via. Cattivone! Oh, oh, oh. Vigili e paramedici in arrivo. Ehi, tutto bene? Sì, solo una nottata intensa. Sto tornando con l'hard disk di Langstrom, finalmente. Wow, tanta roba. Tanta roba. Un po' allungato il caricamento, come mai? Bellissimo, eh? Guardate che bella la città. Ok. Allora, puoi chiamare la Bat Cycle in qualsiasi momento. Ah, ok, ha aperto l'open world, quindi ci ho messo un po' a caricare. Wow. Allora, sistema di livello. Ok. Tornando al campanile, fatevi trovare pronti. Sbrigati, voglio vedere cos'hai. È molto duro i... scusa. Allora, in questo momento, perché sto osservando dove devo andare, non mi sembra che è scatta troppo per l'inizio. Questo esercizio è veramente duro. Inferno, infatti volevo inferno. Wow. Polizia! Pane in alto! Esatta tutte le armi! Che legnata! Senti gli effetti della luce. Spettacolare!
Ma se dopo, vabbè, qui adesso l'inizio ancora un po' pilotato, se dopo è open che vuoi andare dove vuoi, tanta roba. Ah, il palazzo. Mettila sotto carica, se no. Che è una moto, va su, io pensavo che andava in giù, non so perché, comunque molto bello fino adesso, no? Complimenti per aver preso i file dal laboratorio. Sappiamo cos'è che ha ucciso Langstrom. Non appena avremo i dati, capiremo quale sarà la prossima mossa. Ok. Io esco. Non resterò ad aspettare questa roba qui. Stiamo aspettando dei dati, Jason. Appena arrivano, procediamo. Togliti. Risolverò il caso a modo mio. Basta! Voleva che lavorassimo insieme. Come vuoi. Ma così ci complichiamo solo la vita. Nel frattempo, visto che siamo in attesa, potremmo rivedere ciò che Bruce sapeva di Langstrom. Merda. Deve essere l'interruttore secondario. Il primario è saltato da mesi, pensavo avrebbe retto. Lascia. Non serve. Ho fatto una piccola riparazione che dovrebbe durare un po'. Non ti aspettavo più, Alfred. Quando serve ci sarò sempre, signorino Richard. Chiunque di voi abbia bisogno. Felice di vederti. Anch'io, signorino Tim. Qui dentro c'è del lavoro da fare. Oh no! Attività segnalata in tutta la città. Bene. Allora vince il mio piano. Un attimo. Quei dati ci servono ancora. E Alfred non può riuscire a fare tutto da solo. Esatto, Miss Gordon. Ho una lista del necessario. Potrei fare da solo, ma un aiuto non guasta. Puoi contare su di noi. Ti aiuteremo. Finiamo l'opera di Bruce. Ok. 2000? Bella. Ok. Oh. Tanta roba. Droni. Ok. Schivata perfetta. Ah, con l'R1. Perfetto. Allora, le altre abbiamo 0. Abilità slancio. Ok, con la X.
R1 più X, perfetto. Nessuna mail, abilità, attrezzatura, creazioni, modalità stili, bella. Mi piace. Arsenale. Ci sta. Le sfide. Entra. E i dossier. Come si fa a entrare? Ok. Perfetto. Questa è la città. Gotham. Ok. Non pensi che i Freak abbiano qualcosa a che fare con l'omicidio, vero? I Freak non si fanno problemi a uccidere, ma non è il loro modus operandi. Dubito siano stati loro. Ottimo. Ehi, Tim, com'è andata alla cava? Male. Ho perlustrato tutto il posto senza trovare niente. Sono secoli che non ci va nessuno. Come si fa ad avere un quadro completo con tutti questi tasselli mancanti? Bruce ci ha lasciato un caso bello tosto. Chi costruirebbe mai un laboratorio segreto in un laboratorio? Qualcuno che ha qualcosa da nascondere, ovvio. Ma cosa? Che intenzioni aveva? E a chi le stava nascondendo? È presto per le conclusioni. Prima vediamo cosa c'è nell'hard disk. Hai ragione. Presto avremo qualche risposta. Entra nel campanile. Non le sembra strano che il dottor Langstrom tenesse ricerche così importanti in un unico hard disk esterno? Entrare in un archivio cloud è facile. Qualunque cosa ci sia su quel drive, Langstrom non voleva che venisse alla luce. Per fortuna non ha preso in considerazione le sue competenze tecnologiche, Miss Gordon. Sconfiggenti, polizia non ti fa con gli XP o componenti di recupero, quindi scegli bene. Oh, un'impennata, sì, lo sapevo. Ah, scusa, è già caricato. Crimine opportunistici. Ah, interessante.
Allora. Ah, là sopra. La prossima volta pagherai. Allora, ho capito che... Nightwing selezionata! Lo vedete? Ha paura di noi! Incredibile! La sottotiro! Ehi, sta scappando! Non so... Bello, in salto. Va su dappertutto proprio. Campanile? L'hard disk di Langstrom richiede una chiave di microcriptazione. Allora è nel suo corpo. È nell'obitorio. Esattamente. Considerando le notti di Gotham, alla stazione dovrebbe esserci una relativa calma. Avevo proprio voglia di vedere come se la calma ingoia con il nuovo commissario. Farò sapere cosa scopro. Là. E due sono andati. Mi fa più... Vabbè, perché sbaglio terra. C'è 77 metri di qua. Bello che può andare dappertutto. Non voglio stare qui tutta la notte. È sembrato fosse qualcosa, con troppo. Sento qualcosa. Dway, coraggio! Bella lì.
Allora. Nessuno verrà. Qualcosa non può dare un'occhiata. Va. Dai. Cattivona. Bello il combo. Uh, 150 di là. Oh, che legnata! Devo andare là. Punto d'incontro della pula. Voglio andare con la moto dalla polizia. Mi è venuta voglia di correre con Ride 3 o altri giochi che ho preso di moto. Taccia per la polizia. Se non altro, mi è più facile intrufolarmi nella stazione. Me ne vado. C'è sicuramente un modo di intrufolarsi. Credo che è quello lì, ingresso posteriore, vorrei... Lì? Sì. Andiamo giù, quatti che... bonus, non farti scoprire. Sarà ben difficile. La porta si è bloccata di nuovo, attenzione. No, non si apre né si chiude. Ok. No, non so ripararla. Dov'è la manutenzione?
Ok, aspetta. Questa è stata ganza. Wow, il mio primo stealth Gotham, bella. Ah, interroga i criminali. Aspetta, e come fai? Posso certo chiedere all'ingresso dove tengono il corpo di lei. Commissariato, bello, bello, bello. Non farti scoprire dai poliziotti. Ah, qui è la sala pesi. Bella, carina, carina. Deve esserci un modo più semplice. Là. Nati Freak, è la scuola di mia figlia. Ne abbiamo un po' sotto chiave, uno sotto torchio. Pagherei oro per 5 minuti da solo lì dentro. Interessante come cosa. Ratti. Effettivamente è... Hanno identificato quel cadavere? Tizio grosso, abito strano. No. Dai, l'obitorio è pieno, contando quello scienziato. È l'unico che nei condotti c'è... Perché la bodycam sotto gli occhi di Montoya? È un problema? Era fedele a Gordon. Non c'è da fidarsi di lei. Interessante. E nei condotti c'è dentro le ragnatele. Ok, andiamo. Anch'io! Mi è cresciuto un orecchio sulla spalla! C'è qualcosa, meglio controllare. Dovrei controllare!
Allora. Hai sbagliato. Non guadagni i punti per poliziotti, ma d'altronde non mi hanno dato scelta. Non mi hanno proprio dato scelta. Eppure potevo venire qui tranquillamente, senza farmi scoprire. Guarda, ci sta. Aggiungi la sala. Niente Gordon, niente Batman, niente Batsegnale. Ah. Questo è sala X, no. Assolutamente no. Lì c'è qualcosa. Eccolo qua. E cos'è che ho ricevuto? 172 cose. Sì, quello l'ho già schiacciato. No. Questo era di Ra's al Ghul. Chissà dove è finito tutto il resto. Questo? Pare che Selina sia stata beccata durante l'ultimo colpo. Chissà quante vite le sono rimaste. Questo non serve più. La cassa l'ho presa. Via. Per nuove avventure. L'obitorio è da qualche parte oltre la sala agenti. Questo sarebbe il momento peggiore per farsi scoprire. Ok. La smetti di rompere? Già passo tutto il tempo alla scrivania. Kay mi ha preso in attività. Sta esagerando. Ma a malapena colpito quel ragazzino. È inciampato e ha colpito un marciapiede. Andiamo. Già, i suoi cacchio di genitori vogliono querelare tutti. Per fortuna il pupo ha dei precedenti. No, ma ho l'impressione che me lo dirai lo stesso. Quindi sputa il rospo. Chissà dove sarà il... il pannello. Ma se è giù, come faccio? E qui non c'è nulla. Un punto dove posso forse buttarmi, vedi un attimo. Va. Perfettamente. Cazzo. Da solo questi. Perché a un certo punto serviranno solo quelli lì. Boh. Siamo tornati allo stesso punto. E sul punto delle telecamere chiudiamo qui il mega video di Gotham.
Night, Marco Drums Games vi saluta, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video con sempre lui, Nightwear. Vabbè, che schifo. Questo qua di azzurro. Mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e lascio i link in descrizione, quindi non c'è problema. Marco Drums Games, mi cercate in tutti i social e mettete un bel mi piace, commentate se avete voglia e se vi piacciono i miei video. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Mitici, mitiche.